Sottoscritto a Lanciano nell'aula magna dell'Istituto Magistrale Cesare De Titta l'accordo di programma tra la provincia di Chieti e il Comune per la realizzazione dei lavori di ampliamento e adeguamento di un'ala dell'Istituto. La provincia ha ottenuto il finanziamento pari a 1.630.000 euro dal Ministero della Coesione Territoriale. I lavori interesseranno l'ampliamento della vecchia scuola insistente nel quartiere storico frentano per una superficie di 280 metri quadrati e 5 livelli compreso il piano terra. La provincia si assumerà gli oneri e le spese per la costruzione del nuovo fabbricato e per la demolizione dell'edificio attualmente inutilizzato per motivi di sicurezza. Si ricaveranno 14 aule e 2 locali per gli uffici, sottolinea il presidente Enrico Di Giuseppe Antonio, oltre la scala per l'uscita di sicurezza con la quale si va ad adeguare l'intero plesso alla normativa nazionale di prevenzione incendi. In pratica si costruirà una nuova struttura antisismica e in cemento armato. Abbiamo ottenuto 8 milioni di finanziamenti che saranno distribuiti sostanzialmente per mettere in sicurezza molti edifici scolastici della nostra provincia, in particolare il De Titta di Lanciano e l'Istituto Industriale di Chieti. In un momento difficile per l'economia del nostro Paese, l'amministrazione che presiedo e che sta per concludere il suo mandato è riuscita ad ottenere questi finanziamenti che serviranno per mettere in sicurezza gli edifici scolastici e quindi realizzare quel grande sogno di garantire ai nostri studenti scuole più sicure. Un progetto che la città aspettava da tempo, ha dichiarato il sindaco Mario Pupillo, che rassicura tutti anche sul benestare della soprintendenza e beni architettonici e ambientali. L'ex scuola all'aperto, infatti, poggia sulle mura medievali. È un ampliamento dovuto per un istituto che purtroppo adesso vede parcellizzato in altri spazi le attività didattiche e quindi era necessario oltre alla messa a norma. In più otterremo l'abbattimento della scuola all'aperto che riconsegnerà un'area di circa 400 metri quadri, un'area verde e riproporrà le mura che sono vicine al torrione in maniera veramente bella rispetto ad adesso che questo manufatto veramente è orribile. Quindi anche la sovrintendenza architettonica e ambientalistica ha dato il parere favorevole e quindi vorrei tranquillizzare coloro che dicono che questa operazione può deturpare lo spazio del centro storico che insiste intorno al De Titta. Resta il problema della manutenzione ordinaria degli istituti perché, ha concluso il presidente Di Giuseppe Antonio, la provincia ha le casse vuote. Certo, resta il problema fondamentale delle province, per le province che non hanno un becco di un centesimo per garantire la manutenzione ordinaria. Ma questo è un problema che il governo deve affrontare e deve risolvere immediatamente.